Adidas a di 0 tempo 9, dopo 200 km, vediamo insieme. Ultimo allenamento per recuperare, circa 10 km in giro per la città, fatti ad un ritmo lento e con qualche allungo. La temperatura era perfetta, nessuna nuvola, insomma, davvero una bellissima giornata. È stato un piacere correre con l'Adidas di 0 Tempo 9, modello che per la suola usa ancora la fantastica Continental, la gomma leader del settore che garantisce un grip elevato sul bagnato, superiore a quello delle altre mescole presenti sul mercato. Per l'intersuola la scarpa usa il sistema Boost, ma adesso ha due diverse densità con la schiuma EVA nell'area anteriore per creare una scarpa ancora più versatile. Lato maglia è in tessuto a rete ispirato all'origami giapponese per un migliore supporto dell'avampiede con un design, devo dire, rinnovato, con strisce in pelle scamosciata sintetica e giunta ai lati della punta che danno un tocco un po' retro e di sostegno alla scarpa. Nella parte superiore della scarpa la tomaia facilita la traspirazione, a mio parere, in maniera sorprendente. La scarpa è abbastanza protettiva e stabile, sulla parte del tallone è rinforzata molto bene per controllare il movimento orizzontale. Il sistema di torsione usa un supporto d'arco molto leggero che consente all'avampiede e al tallone di muoversi indipendentemente per garantire una migliore stabilità del piede ed adattabilità alle diverse superfici del terreno. Questo modello presenta un drop di 10 mm. È un peso di circa 260 grammi per la versione maschile e 230 in quella femminile. La scarpa mi ha dato delle bellissime sensazioni, ha una calzata molto bella, almeno al mio parere. A me piacciono le scarpe che un po' avvolgono il piede. Per chi volesse o è più abituato a utilizzare delle scarpe con una pianta un po' più larga, allora consiglio di prendere un numero in più. Mi è piaciuta molto la suola, garantisce un grip in tutte le condizioni, asfalto, sterrato, bagnato, asciutto, fantastica. E dopo 200 km devo dire che sembra ancora nuova. Per cui assolutamente la suola garantisce una durabilità della scarpa che è fuori dal comune. Per quanto riguarda la tomaia, mi piace molto lo stile un po' retro, mi piace anche il fatto che sia molto traspirante sulla parte anteriore. Devo dire che però da una parte è un pro, dall'altra è un contro, perché da quello che ho visto tende, soprattutto nella parte anteriore della scarpa, tende un po' a usurarsi. Per il resto mi sembra una scarpa molto stabile, di sicuro una scarpa versatile, per cui può essere utilizzata per ritmi lenti o per ritmi medi, per ritmi medio veloci. La scarpa è consigliata per runner
di un peso intorno ai 75 kg e non ho avuto nessun problema alle ginocchia. Sostiene il peso per molti chilometri, ma non è la scarpa, diciamo, quotidiana adatta per chi ha esigenze di un supporto, ecco, elevato. Vi lascio qualche caratteristica tecnica qui in descrizione. Fatemi sapere la vostra opinione, lasciate qualche commento. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e se volete scambiare qualche opinione con me relativamente ad altre scarpe, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!